Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Svolta nelle indagini per l'autobomba che ha ucciso Matteo Vinci a Limbadi stamattina, eseguite 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti della famiglia Grillo Mancuso. Intanto Rosaria Scarpulla protesta in prefettura e chiede la scorta. Tirocinanti senza pace e senza soldi, costretti ancora una volta a scendere in piazza e urlare la loro rabbia, al momento hanno ricevuto solo promesse. Gli operatori teatrali che operano in Calabria denunciano le storture della legge sul teatro, conferenza stampa nel piccolo teatro dell'Unical. È partita per il Mali la salma di Sacò, il migrante ucciso con una fucilata a San Calogero. La bara arrivata all'aeroporto di Lamezia Terme avvolta è una bandiera dell'Unione Sindacale di base. A Crotone iniziate le operazioni di demolizione di 20 villette abusive dopo 25 anni dalla sentenza che dava torto ai proprietari. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, la cronaca in primo piano svolta nelle indagini dopo l'autobomba di Limbadi. Lo ricorderete, era il 9 aprile scorso, l'auto, questa esplosione che ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente il padre. Oggi sono scattate le manette per i presunti autori, si tratta dei componenti della famiglia Grillo Mancuso posti in stato di fermo. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, vediamo. L'hanno denominata Demetra, l'operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valencia e del Rossi di Catanzaro, scattata alle prime luci dell'alba a Limbadi con l'esecuzione di 6 provvedimenti di fermo a carico di esponenti della famiglia Mancuso. I fermi sono scaturiti dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sull'omicidio di Matteo Vinci, avvenuto il 9 aprile scorso in una campagna di Limbadi con un ordigno esplosivo posto sotto l'auto su cui era a bordo insieme al padre Francesco, rimasto ferito. Il marito è tuttora ricoverato nel reparto grandi ustioni dell'ospedale di Palermo. I fermati sono Sara Mancuso e Domenico Di Grillo, Lucia Di Grillo, figlia di Rosaria Mancuso, e il marito Vito Barbara, Rosina Di Grillo, 38 anni sorella di Lucia, e Salvatore Mancuso, 46 anni fratello di Rosaria. Una risposta forte e immediata dello Stato che in poco più di 2 mesi ha risolto un caso che aveva destato scalpore e preoccupazione. Il gesto è stato eclatante, un'autobomba non è un modo comune di uccidere le persone. Era un messaggio che bisognava dare alla collettività, che bisognava dare a tutti quelli che stanno attorno al contesto criminale di Limbadi, proprio per terrorizzare, proprio per far abbassare la testa a tutti. È stato importante che nell'arco di pochi mesi siamo riusciti a risolvere questo caso, che è stato di grande allarme sociale non solo in Calabria ma per tutta l'Italia. Sono stati bravi i carabinieri che hanno subito intuito la causale, ma soprattutto sono stati bravi a fare attività tecniche nei punti giusti, e quindi sul piano probatorio siamo abbastanza tranquilli perché è un fermo molto solido. Nel gruppo degli arrestati vi è un ruolo di leadership che è portato avanti da Mancuso Rosaria e dal genero Vito Barbara. Vito Barbara, che è anche l'organizzatore dell'omicidio. Sensazioni prove in questo momento? Intanto di serenità, perché magari mi sento un po' più libera. È libera non avendoli attorno. Posso andare in campagna tranquilla, posso andare al cimitero tranquilla, però i giannizzeri ci sono. Quindi un però lo tengo sempre, il 90% sì, ma il 10% c'è sempre ancora.
E l'avete vista la mamma di Matteo Vinci, Rosaria Scarpulla, che si è recata in prefettura a Vibo, ha occupato gli uffici della prefettura, lei continua a chiedere la scorta, vediamo. La forza di chi ha perso tutto, Rosaria Scarpulla, mamma coraggio, la mamma di Matteo Vinci, ucciso da un'autobomba in quella Limbadi che il 9 aprile scorso ha ricordato Beirut per la ferocia di un attentato che gli stessi inquirenti hanno definito di tipo libanese. In un attimo l'esplosione le ha tolto il figlio, da più di due mesi non vede il marito, rimasto gravemente ferito quando l'auto su cui viaggiavano entrambi è saltata in aria. Oggi la donna, accompagnata dall'avvocato Giuseppe De Pace, ha occupato la prefettura di Vibo. Io ho bisogno di andare a Palermo a prendere mio marito. Purtroppo non posso andarci sola. Io devo essere scortata per forza. Loro hanno chiesto i testimoni di giustizia. Io l'ho fatto. Cosa vogliono più? Le persone calabresi di Calabria... E come possono fare i testimoni di giustizia se a questo punto non vedono niente e non si vedono tutelati da nessuno? Nel pomeriggio la signora Scarpulla è stata ricevuta dal capo gabinetto. Il suo caso, ha rassicurato il funzionario, è costantemente seguito secondo le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine, ma lei, determinata, ha deciso di restare nel palazzo di governo, chiede fatti e non parole. Io ho bisogno di due uomini armati, perché di civili ce ne sono, ma altrimenti armano me. Ho bisogno di una protezione armata. La sua vita è a rischio. Non voglio fare io la fine di quei testimoni di giustizia che sono morti assassinati. Come lei a Garofalo. Lei è morta per essere testimone di giustizia. Quindi io la mia carne non la venderò. Non la venderò agli avvoltoi. E nemmeno alle aquile reali. Cambiamo argomento, il lavoro precario, il lavoro che non c'è. Stamattina la protesta a Cosenza dei tirocinanti, purtroppo intralci burocratici impediscono l'avvio dei nuovi tirocini, sono 5.000 in attesa in Calabria, vediamo. Dimissioni, 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 dimissioni. Dalla scalinata della prefettura di Cosenza si alza ancora una volta l'urlo della disperazione della rabbia. In Calabria non manca solo il lavoro, ma anche il rispetto per chi non ce l'ha e si dà da fare per andare avanti. Le intenzioni erano buone, sostituire la mobilità in deroga con un sistema più funzionale, non più finanziamenti a fondo perduto, ma contributi legati a prestazioni lavorative all'interno di enti e aziende. Un inserimento nel mondo del lavoro con molti pregi e un enorme difetto. Con quali fondi? Il nuovo meccanismo si è inceppato immediatamente, lasciando 5.000 persone senza alcuna certezza. Essendo i primi ad essere inseriti con l'accordo del 7 dicembre 2016 nelle politiche attive, siamo fiduciosi che le cose possono cambiare, ma fino ad oggi purtroppo siamo un po' delusi e amareggiati della situazione in corso. Infatti noi oggi siamo qui e rappresentiamo la categoria dei tirocinanti. Noi siamo un Dipartimento Nazionale Precari e Politiche del Lavoro che nasce con i tirocinanti della Calabria per portare proprio alla luce questa situazione che ci vede immobili e indigenti, perché ci troviamo in una situazione gravissima, visto che ormai i precedenti tirocini sono stati conclusi nel mese di dicembre 2017 e del bando pubblicato nel 2 febbraio 2018 ancora nulla. La burocrazia rallenta ogni tentativo di sollevare le sorti di un esercito composto nella nostra regione da 25.000 persone, migliaia di storie come quella di Anna, senza lavoro da 8 anni. Qui non si tratta di essere soltanto dei numeri o delle persone che sono state sfortunate a perdere il posto di lavoro. Qua ci sono mamma e papà che come me hanno 3 figli, io ho 3 figli grandi che studiano, per me con molta difficoltà in questo momento stiamo cercando di vedere come fare, però siamo tutti e due disoccupati, sia io che mio marito in questo momento. Quindi vi lascio immaginare la difficoltà. Allora, anche questa piccola ventata di ossigeno che ci arrivava dal tirocinio, che sono 500 euro, ci sono persone che magari non li guardano nemmeno, però per noi significa pagare un mutuo, pagare un affitto, pagare una bolletta, comprare qualcosa ai figli.
Accanto ai lavoratori, oltre al sindacato autonomo, anche i sindaci di diversi centri del territorio, dove l'emergenza si somma alla mancanza di occasioni alternative. Il sit-in andrà avanti a oltranza se non ci saranno risposte adeguate. Non tornano i conti tra la Regione Calabria e l'INPS regionale. Praticamente c'è una differenza di circa 40 milioni di euro tra il decretato e l'erogato. Questi soldi erano stati finanziati per le politiche attive, quindi noi non possiamo iniziare i bandi finché non trovano una soluzione. Abbiamo chiesto al prefetto di essere ricevuti, abbiamo presentato una relazione nella quale chiediamo un suo intervento per gravi motivazioni, chiediamo una misura straordinaria al Ministero, un'unità di tutela per questi lavoratori, caso contrario saremo su queste gradinate ad oltranza 24 ore su 24 finché non si muoverà qualcosa. Ora la politica con la nomina della deputata Vanda Ferro nella Commissione Difesa della Camera, la soddisfazione da parte della parlamentare e dei componenti di Fratelli d'Italia. Vediamo. Pochi giorni fa la nomina di Vanda Ferro quale componente della quarta Commissione Permanente Difesa della Camera dei Deputati, un incarico autorevole e prestigioso in un momento così delicato per il Paese, che la deputata di Fratelli d'Italia commenta così. Un nuovo incarico che è stato ovviamente quella preferenza che avevo espresso io all'indomani insomma della mia elezione di far parte della Commissione Difesa, che da lunedì in qualche modo ci vedrà in campo nel lavorare rispetto ad una delle commissioni principe del Parlamento, ma che dovrà anche vedere un impegno sulle tante problematiche che negli anni abbiamo ascoltato, dalla competenza sull'uranio impoverito alle tante esigenze che le forze armate, ma soprattutto quello pilastro che guarda a questa nazione per identità, per storia e per cultura, ha bisogno rispetto ai tanti provvedimenti che andremo ad approvare. Per me ovviamente un motivo di orgoglio, ancora di più rispetto a quella volontà che è stata espressa di essere poi nominata capogruppo all'interno della stessa Commissione Difesa. Un grazie di vero cuore a Giorgia Meloni per la fiducia e a Fratelli d'Italia per avermi in qualche modo ancora una volta dato quella che era per me una preferenza, ma soprattutto un privilegio che spero di onorare visto e considerato l'alta responsabilità. Un incarico che evidenzia ancora una volta la già riconosciuta serietà e competenza politica. Vanda Ferro, hanno commentato i suoi colleghi di partito, saprà dare un concreto aiuto al nostro territorio, dando impulso ad amministratori e a quel sano tessuto produttivo che costituiscono la spina dorsale di un contesto socio-economico per troppo tempo abbandonato. La parlamentare, in forza al partito della Meloni, ha presenziato all'inaugurazione di un nuovo circolo nato a Catanzaro. La legge è stata scritta e approvata, ma per i teatri calabresi nulla è cambiato. Regole che restano sulla carta, dicono gli operatori calabresi, norme che sfuggono all'attuazione e risorse che non vengono destinate ai soggetti che sarebbero legittimati a riceverle. La conferenza stampa del direttivo del coordinamento dei teatri calabresi all'Università della Calabria. Vediamo. La legge è un insieme di norme astratte che si applicano al caso concreto e così anche il mondo del teatro calabrese sperava che la legge regionale approvata nel 2017 regolamentasse le risorse a disposizione e le attività dei piccoli e grandi operatori del settore. E invece ancora non c'è stata una piena attuazione della normativa, si naviga a vista senza avere certezze, denuncia il direttivo del coordinamento dei teatri calabresi che ha tenuto una conferenza stampa nel piccolo teatro dell'Unical. Oggi siamo qui per dire che è passato un anno ed è il momento che questa legge cominci a dare i risultati, non c'è ancora la possibilità nemmeno di fare istanza e rischiamo quasi di perdere il primo anno nel triennio perché poi insomma le procedure sono complicate ed è necessario che insomma, tutto parta e la legge possa andare a regime perché sia le compagnie storicizzate ma anche forse soprattutto le giovani compagnie che devono in qualche modo organizzarsi hanno bisogno del tempo per farlo e per cui siamo qui oggi per ribadire con forza tutti uniti che è il momento di partire, non si può più aspettare. Il 30 giugno scadrà il primo semestre del triennio regolamentato da nuova legge, ma nulla ancora si è mosso, né la Regione ha interpellato gli operatori teatrali sulle questioni di loro competenza richiamate nell'azione varata a favore dei borghi antichi, una dimenticanza che si somma alla disattenzione generale. Aspettavamo che la legge producesse tutte le azioni di attuazione, primo fra tutti il piano triennale, che è quello nel quale poi si decide la destinazione delle risorse.
Tutto questo non è avvenuto. Nel frattempo interviene una normativa sulle residenze che non è stata fatta con il concorso degli operatori del settore, cioè tutte le altre regioni hanno, come dire, avviato una procedura sulle residenze che tiene conto dell'esistente. Qui in Calabria le cose arrivano dall'alto e gli operatori non solo non ne sanno nulla, ma non hanno alcuna risposta all'effettiva situazione delle residenze in Calabria. E quel che è più importante è che queste fonti di finanziamento promesse, che probabilmente ci saranno, se non c'è il piano triennale non si sa che direzione prenderanno. Tutto questo in una condizione di difficile relazione che abbiamo con la Regione, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista amministrativo, con un Dipartimento che si deve occupare di moltissime cose e che si presenta rispetto agli anni passati e ha operato anche sotto il profilo numerico. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Avviate a Crotone le operazioni di demolizione delle 20 villette abusive situate in località Campione. Le demolizioni sono state disposte sulla base di una sentenza del 1993, una vicenda che va avanti da allora tra ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Per i proprietari delle villette il responso è stato sempre negativo. Boato nella notte a Catanzaro, panico per i residenti di via Murano per un'esplosione. Non sarebbe stata una fuga di gas a causare la deflagrazione, ma della benzina versata in un cassonetto. Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere presenti nella zona. Non è stato ancora identificato il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto sul greto del fiume Crati a San Pietro in Guarano, nel Cosentino. A lanciare l'allarme un pescatore che ha notato il corpo, disposto dalla procura di Cosenza l'autopsia. Avvolta dalla bandiera dell'USB la bara con la salma di Somalia Sakho, il migrante ucciso con una fucilata a San Calogero, è partita per il Mali, il suo paese d'origine. In mattinata la salma è arrivata all'aeroporto di Lamezia, circondata da una delegazione dell'Unione Sindacale di Base, al quale il giovane apparteneva, e un gruppo di amici che lo hanno accompagnato e salutato con una lunga e sentita preghiera prima dell'imbarco. Negli ultimi 6 mesi in Calabria sono decine gli animali uccisi con le polpette avvelenate. Lo scorso marzo erano stati uccisi 17 cuccioli a Santa Sofia di Piro, nel Cosentino. Ora gli ultimi episodi sono stati registrati a Ricadi, nel Vibonese, dove in 6 mesi sono stati uccisi circa 20 cani. Insorgono le associazioni animaliste. Celebrazioni in tutta la Calabria per il 244esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Significativi i risultati raggiunti. Vediamo. 244 anni fa la nascita del corpo della Guardia di Finanza. Da allora l'impegno quotidiano degli uomini e da alcuni anni anche delle donne per contrastare gli illeciti economici e la criminalità organizzata. Oggi anche in Calabria si celebra il 244esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza con sobrie cerimonie militari in tutti i comandi provinciali della regione. Ricorrenza molto sentita dalle Fiamme Gialle in servizio e in congedo. Occasione per tracciare il bilancio dei risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno. Importante il contributo fornito da tutti i finanzieri per la tutela della legalità e la salvaguardia dell'economia sana del territorio. Numeri significativi per tutti i settori di intervento, ad iniziare dalla lotta all'evasione e alle frodi fiscali fino al contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica. Giro di vite in particolare contro la corruzione. Solo nel Regino il valore degli appalti in cui sono state riscontrate irregolarità è di 33 milioni di euro su un totale di gare sottoposte a controllo per oltre 50 milioni di euro. Sotto la lente delle Fiamme Gialle anche i furbetti del ticket, settore nel quale i controlli mirati hanno consentito di individuare sacche di irregolarità nel 94% dei casi. Capitolo importante poi quello che riguarda la lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria. Le indagini patrimoniali volte a sottrarre le risorse finanziarie e patrimoniali dalle quali le consorterie criminali traggono ingenti profitti hanno portato alla confisca di beni e valori per diversi milioni di euro. Si intensifica infine l'azione di contrasto ai traffici di droga, uno dei principali settori illegali tramite i quali la 'ndrangheta costituisce e accumula i propri illeciti patrimoni, con il sequestro in tutta la Calabria di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Ed ora a San Floro, siamo in provincia di Catanzaro, dove ha fatto tappa il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa. Vediamo. Si chiama Giro d'Italia delle donne che fanno impresa 2018 ed è un modo per presentare i dati dell'economia femminile nazionale e regionale. I dati servono per leggere il territorio e programmare azioni e strumenti per promuovere le donne che hanno scelto di investire nell'imprenditoria. Con la misura nata per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno, gli enti camerali del nostro territorio sono stati accreditati per fornire un servizio di assistenza ai giovani aspiranti imprenditori per la presentazione delle domande di finanziamento. Abbiamo voluto che fosse sinonimo di consapevolezza dell'importanza del creare impresa, del fare impresa, e per farlo partire appunto dai ragazzi. Infatti abbiamo deciso di, in collaborazione con l'Università di Germaneto, di far sì che questo momento sia anche formativo, formare i giovani e le giovani donne, appunto, non solo a una cultura imprenditoriale, ma anche far vedere attraverso testimonianze di realtà calabresi che sono riuscite nel loro intento, nel loro sviluppo, far vedere quanto questa Calabria abbia tanto da offrire e quanto sia possibile raggiungere i propri risultati, i propri obiettivi, anche rimanendo nella propria terra. Le quote rosa fra le imprese guidate da giovani sono una realtà. Il 29% delle attività di Under 35 ha infatti una donna al comando. Complessivamente sono 154.000 le capitane a capo di un'impresa in Italia, una ogni 12 aziende femminili. Il nord, come al solito, detiene il primato, mentre il sud arranca anche in questa speciale classifica. Il giro partito da Macerata ha toccato poi Salerno, Siena, Trento, Foggia, Campobasso e oggi ha fatto tappa a San Floro, in provincia di Catanzaro, con l'obiettivo di informare, formare e sensibilizzare imprenditrici e aspiranti manager sulle problematiche specifiche delle imprese guidate da donne e alle concrete opportunità offerte dal mettersi in proprio. Oggi è una giornata importante per l'imprenditoria femminile. Siamo qua al Museo Nido Riseta, dove abbiamo visto i ragazzi che con tanta fatica stanno portando avanti un progetto davvero interessante per tutto il territorio calabrese, non solo. Io lo dico da anni, si può fare perché è un territorio ricco, è un territorio davvero ricco e ci sono tante persone che hanno la volontà di farlo, quindi bisogna davvero rimboccarsi le maniche e si può fare sicuramente. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'inizio settimana, ed in particolare la giornata di martedì, sarà caratterizzato da una spiccata variabilità per l'alternanza di schiarite e annuvolamenti associata a una moderata massa d'aria stabile, che interesserà la nostra regione a causa del continuo flusso di correnti più fresche provenienti dal nord Europa. Anche le temperature resteranno al di sotto delle medie stagionali ancora per alcuni giorni. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì. Cielo generalmente poco nuvoloso sui versanti tirrenici e ionici reggini. Sui versanti ionici della Calabria centro-settentrionale nuvolosità irregolare con piogge localmente anche a carattere di rovescio temporale. La tarda mattinata deciso aumento della nuvolosità a partire dalla Calabria settentrionale, in espansione su tutta la regione, con piogge anche a carattere di rovescio temporale. Temperature stazionarie sempre al di sotto delle medie stagionali. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, mari generalmente mossi con venti moderati dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo, è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.